Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su Noi Dormi Tanto. Oggi vediamo come si costruisce la terza Wonder Weapon, la Shredder. Prima di tutto dovremo aver attivato la corrente e il pancapace. Se non avete visto il video, la troverete incorporata sia con la prima Wonder Weapon, la Discord. Dopodiché dovremo ottenere i tre pezzi. Tre pezzi che sono la batteria, un pupazzetto e il cristallo. Se avete fatto come me, quindi la Discord e anche la Face Matter, scaricate il vostro potere dentro il pancapace. In che modo? Praticamente entrando qua dentro ci sarà un armadietto dove dovremo inserire i due poteri. Questa l'ho ottenuta nell'Astrocade facendo il primo step dell'UFO e questo idem però con la trappola del razzo. Ora la devo fare con un'altra trappola che si trova al Kepler System. Un'altra cosa importante è ottenere i gettoni rossi. I gettoni rossi li otterremo uccidendo gli zombie e questi ci dropperanno. Vanno inseriti tre gettoni rossi in questa macchinetta, non in altre perché altrimenti il pezzo non ve lo dà. Serve un po' di cariche? Sembra spaccare quanto basta. Mi sono rotto a capo. Ora, per ottenere la batteria, dovremmo avere gli occhiali con noi, quelli che ci danno la vista in bianco e nero. E andare qua dove c'è la barchetta che passa e quando la barchetta passerà noteremo che in fondo ci sarà una specie di pallina. Noi dovremo sparare in quel punto per farla cadere. Per recuperarla dovremo semplicemente andare, eccola qua che sta arrivando. Dovremmo andare sulle fontane per raccoglierla. Secondo che recupero tutte le armi. Ora ragazzi, dovremo fare lo step per l'UFO. Dovremmo raccoglierci, quindi creare un gruppetto da 20 zombie e mandarli tutti insieme direttamente nella trappola, la Chromosphere. L'importante è mandare tutti e 20 gli zombie dentro questa trappola qua. Quindi non 10 prima, poi 10 dopo. Ci devono andare tutti insieme. Dopo un po' l'UFO inizierà a fare un giro secondario. Eccolo qua. Ora dobbiamo prenderci il nucleo arcano, che costa 300 biglietti. Se lo avete già preso in precedenza, bene, altrimenti dovremo prenderlo di nuovo. Ora dovremmo fare 20 incisioni in testa agli zombie in corrispondenza di questo gruppo. Cazzo. Ecco, fate queste cose qua in modo più tranquillo, non a round 20 possibilmente, perché è un'impresa ogni tanto fare certe cose. Soprattutto quando c'è quello là in fondo che rompe le palle.
Ecco, come avete visto, l'UFO ha lasciato giù un pezzo rosso. Quel pezzo rosso ci consentirà di ottenere il cristallo. Anche se non lo prendete subito, quello rimane lì, quindi potete prenderlo quando c'è più tranquillità in giro. Quando c'è appunto più tranquilla, possiamo tornare al punto dove aveva droppato questo pezzo l'UFO. Raccogliamo e la nostra arma avrà potere del fuoco. Spariamo al ultimo. E una cosa, quando c'è appunto il gigante, il bruto, dovete farlo passare di sotto e questo distruggerà i denti bianchi all'inizio del coccodrillo. Dovete poi spendere 300 biglietti all'astro che deve raccogliere i denti, inseriteli dentro lì e lì comparirà quell'armadio. Ora lo scopo è prendere il cristallo. Fate scendere la trappola. Una volta che risale, prendete il pezzo e scappate subito. Ora, tornando alla nostra cara batteria che mi ha fatto crepare prima, torniamo alla zona delle fontane. Quindi, dopo aver colpito la barchetta dietro, con gli occhiali, prendiamo la batteria che compare dentro le fontane e così abbiamo raccolto tutti e tre i pezzi. Il luogo dove si costruisce la nostra pistola è nei sotterranei, quindi se siete in questa zona qui, tornate indietro, c'è una porta da 1250 ad aprire. Continuate a scendere e qua sulla sinistra c'è il nostro cartone. Ok. Ora andrò a prendere il calcio del mulo. Ricordate, se fate in questo caso come me, ogni Wonder Weapon, dovete scaricarvi del potere che avete preso quella precedente. Quindi in questo caso che ho quella rosso, che ho il potere del fuoco, per fare la prossima dovrò lasciare giù questo potere a Punk Apache per poi riutilizzare lo stesso nucleo arcano. Quindi se volete fare 4 Wonder Weapon non è necessario comprare 4 volte il nucleo arcano, anche perché mi sembra che non potete. Allora, come funziona la Shredder? Praticamente farà questo: disintegrerà completamente lo zombie. Bene ragazzi, concludo qui il video, spero che vi sia piaciuto, iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like, scrivete nei commenti se avete dubbi oppure consigli su ciò che fare oppure anche faremo, e ci vediamo alla prossima con l'ultima Wonder Weapon, la Headcutter. Bella ragazzi!